Ciao a tutti, sono nel centro di San Pietroburgo, con un vento terribile ancora. Allora, cosa vi mostro? Questo è un grande negozio. No, comunque io volevo parlare di un argomento serio e intanto magari mostrarvi qualcosa qui attorno. C'è un po' di gente. Allora, vi parlo del reddito di cittadinanza, che è un punto del programma del Movimento 5 Stelle che ultimamente mi pare sia accettato e riproposto anche da esponenti di altre forze politiche. È una cosa che in linea di principio è molto positiva, è sacrosanto garantire a tutti un salario minimo con cui sopravvivere, perlomeno. Però questo secondo me ha anche i suoi problemi. Sembra strano, però se non è in... bisogna, secondo me bisogna essere molto accorti nell'implementazione di questo, perché può generare anche dei mostri, nel senso ha i suoi effetti negativi. Quali sono gli effetti negativi? Beh, io ho vissuto e ancora vivo in parte in Finlandia per diversi anni. E lì c'è un sistema di, come dice, di ammortizzatori sociali che è, secondo me, eccellente, nel senso funziona bene e le persone che perdono il lavoro possono contare su questo sussidio dello Stato che è più che sufficiente per sopravvivere, per vivere, per pagare l'affitto dell'appartamento e poter mangiare qualcosa. Qual è il problema? Il problema è che secondo me il lavoro è comunque essenziale. In Finlandia quello che succede, non a tutti chiaramente, ma specialmente alle persone che sono disoccupate da tanto tempo, succede la de depressione. Guardate che bel palazzo dietro di me, se si riesce a vedere. La gente va in depressione perché non ha un'occupazione e si sveglia la mattina, non sa cosa fare, manca un po' il senso della propria vita viene a mancare e questo alla lunga porta come dire, a un disagio che può sfociare nella depressione. Quindi quello che volevo dire è che secondo me comunque, riprendo, anche se il reddito di cittadinanza è una cosa sacrosanta, comunque bisogna garantire il lavoro, un'occupazione perlomeno, un'occupazione nel senso di non necessariamente di lavoro, ma proprio di essere occupati, di aver qualcosa da fare, di svegliarsi la mattina e sapere che si ha qualcosa da fare, che magari la gente si aspetta qualcosa da te, che hai un tuo ruolo nella società. Questo è tutto, quindi bisogna stare un po' attenti a come viene implementato, nel senso che da solo, secondo me, il reddito di cittadinanza certamente aiuterà, però se da un lato risolverà alcuni problemi, dall'altro lato rischia di crearne altri. Perché per strano che sembri, nei paesi in cui magari le condizioni economiche sono più difficili, malattie come la... Beh, malattie non so come se adesso sia una malattia, ma come la depressione sono molto più rari, praticamente sono impossibili. Perché? Perché se tu ti svegli la mattina il tuo cruccio primario è trovare qualcosa da mangiare, non vai in depressione. Qui in Russia, magari i salari sono molto bassi e c'è tanto lavoro nero. Però sì, la disoccupazione è abbastanza bassa, anzi è bassissima, tutti si arrangiano, tutti fanno qualcosa, però
E la depressione praticamente non sanno neanche cos'è. Mentre in Finlandia è proprio il contrario. Ammortizzatori sociali ottimi, però alla lunga questo porta dei problemi se non è accompagnato dalla possibilità di avere un'occupazione. Va bene, questo è quanto. Buona giornata. Ciao!